Massimo Bitonci è il deputato della Lega Nord che ha seguito tutto l'iter del DDL Stabilità e a questo proposito le chiedo come danneggia questo decreto del governo Monti i comuni del Nord? Beh, ma lo danneggia in più parti, intanto per quanto riguarda i tagli sia per i servizi, il trasporto pubblico locale, ma anche per quanto riguarda i trasferimenti diretti ai comuni. Poi c'è un problema che rimane irrisolto che è quello del patto di stabilità degli enti locali, anche qui noi abbiamo più volte cercato di introdurre il criterio della virtuosità degli enti, però questo governo assolutamente non vuole saperne. È stato promesso adesso un passaggio al Senato e quindi una modifica del patto di stabilità agli enti locali nel passaggio al Senato, però la vedo veramente molto, molto difficile. Le nostre proposte erano proposte a saldo zero, che quindi andavano a pescare le risorse soprattutto dei comuni che non sono virtuosi, ma questa sicuramente non è la linea di questo governo, perché all'interno della legge di stabilità troviamo comunque impieghi e risorse che vanno a finire sempre nei soliti posti, sempre al sud. Se pensiamo ai 150 milioni per le LSU di Napoli e Palermo, se pensiamo anche in un decreto precedente i 900 milioni che sono stati utilizzati dalla Sicilia per il patto di stabilità, poi 10 milioni per il solito Belice, insomma tutta una serie poi di finanziamenti che vanno a finire sempre nella solita cloaca del sud Italia. E a questo proposito i comuni legati alle imprese chiedono anche una politica diversa a favore delle imprese che in questo momento sono strozzate sia da Equitalia ma anche da un governo che non dà risposte. Qui sarà estremamente curioso vedere l'applicazione del decreto del governo, quello sui pagamenti delle imprese e della pubblica amministrazione, come verrà attuato, perché poi in definitiva si sa benissimo che ci sono comuni ma anche altri enti come unità sanitarie locali che non pagano per un anno e mezzo, ed è alla base un po' di tutta una serie di fallimenti di imprese che ovviamente sono prestatori di servizi nei confronti della pubblica amministrazione. Alla fine l'impresa deve andarsi a finanziare in banca, c'è stato e c'è in corso una importante stretta creditizia, quindi non è più assolutamente facile ottenere risorse da parte del sistema bancario e quindi molti imprenditori saltano. Abbiamo avuto casi molto gravi, soprattutto in Veneto, di piccoli imprenditori che strozzati dalle banche e magari anche dagli enti locali poi alla fine sono tolti la vita, e questo penso che sia una cosa gravissima, e il governo deve trovare una soluzione, perché poi questi nostri imprenditori sono il motore di tutta quanta la nazione.